In questi giorni è stato rilasciato Pokémon Scarlatto e Violetto. E devo ammettere che non è tutto sto granché. Come gioco Pokémon è veramente il più brutto, anche perché comunque c'è Arceus, quindi vi faccio riflettere un po'. Devo ammettere che io la saga di Pokémon la seguo ormai dal DS. E il mio primo Pokémon è stato Heartgold. E era molto carino, mi piaceva un sacco. Però il fatto è che era comunque un gioco portatile, lo giocavi su Nintendo DS, su questa macchinetta piccolissima, con le sue limitazioni, perché una console così piccola non può darti chissà quali esperienze videoludiche. Però Pokémon su Nintendo DS, 3DS, tutta la famiglia, devo ammettere che comunque dava grandi soddisfazioni. Anche se poi comunque sul DS usciva giochi come Legend of Zelda, che Mario 3D Land, quindi comunque tanta roba con qualità assurde. Ultimamente però, dicevo, è uscito Pokémon Scarlatto e Violetto. Io sono arrivato 3-4 ore di gioco e si inizia già a vedere quanto il gioco si è fatto male, perché in 3-4 ore di gioco non potete capire quanti bug e errori ho trovato. C'è delle robe assurde, allucinanti. Partiamo però dall'open world. Per la seconda volta ci viene implementato nel mondo Pokémon l'open world. Io lo voglio così, Pokémon open world, che giro e trovi Pokémon. Perfetto. Il problema però sta in tutto il mondo, perché non è un mondo, non è nulla. Neanche su PS2 erano così i mondi aperti. È essenzialmente un mondo finto, si vede che è finto. Tra l'altro tutto accompagnato da queste texture, sono tutte pixelose, orribili, orribili. Pensando che comunque sulla Nintendo Switch ci sono giochi come Mario Odyssey. Quindi uno si chiede, ma com'è possibile che ci sia Mario Odyssey su questa console e anche Pokémon Violetto? Il problema sorge con i bug. Ragazzi, ci sono dei bug all'interno di questo gioco clamorosi. Iniziate una battaglia, state combattendo Pokémon contro Pokémon, e a un certo punto passa un personaggio, un PNG. A caso. Va bene, può succedere. Iniziate un'altra lotta, la telecamera va nel muro, vedete il sottomondo. Ora non so se è una citazione a Stranger Things, credo di no. La telecamera si sfancula completamente, inizia ad andare sottoterra. Altra cosa pure che mi è capitato, l'inizio del gioco, a un certo punto il personaggio cade. Quando c'è la visione sul Pokémon leggendario, il personaggio cade. Ma perché? Stamattina ne ho visto un altro su Instagram, a me non è capitato. Praticamente questo ragazzo prende i Joy-Con, li divide, quindi due Joy-Con, e il personaggio va il doppio della velocità. Ma in che senso? È troppo troppo pieno di bug. Ha delle robe assurde. Poi voglio parlarvi, questo però è proprio una cosa mia soggettiva, che odio da sempre, da quando i giochi Pokémon sono usciti su Nintendo Switch. I Pokémon non hanno espressioni facciali. Io, per credere in quello che sto vedendo, ossia un mondo fittizio con queste creature da catturare, sono comunque creature viventi, le creature non hanno espressioni. Sono tutte là così, con la faccia da ebete, e combattono. Non hanno espressioni, non fanno nulla. Anche se in questo Pokémon Violetto e Scarlatto hanno iniziato a mettere un po' di interazioni tra i Pokémon. Ora non so se ce ne saranno altre, però tipo nella parte iniziale, i tre starter iniziali iniziano ad interagire tra di loro. Ed è bello. Vi giuro che è bello, oltre a tutti i bug e al mondo che scompare e ai ponti che vanno via e roba così, ragazzi, è veramente osceno. Io voglio che nei futuri giochi Pokémon, questo è proprio un desiderio mio, ci siano delle espressioni facciali. So che è impossibile fare una cosa del genere perché dovresti farli per tutti, però cazzo, renderebbe veramente figo il brand. È una cosa assurda, in game secondo me renderebbe veramente troppo bene. Un altro punto a sfavore, che io veramente questa cosa io non riesco a digerirla, è il doppiaggio. Nel 2022 i giochi Pokémon non hanno il doppiaggio. Devi stare là a leggere e vedi questi personaggini che continuano a fare così, con le mani, senza animazioni, senza nulla. Uno che si gratta il capo, uno che si gratta i piedi, una roba bruttissima, oscena. Ma un semplice doppiaggio, che poi a me la cosa che fa incazzare di più è che Pokémon, cazzo, i trailer li doppia tutti. Tutti i trailer vengono doppiati. Pokémon Go è doppiato. E poi giochi come Pokémon per Nintendo Switch non viene doppiato. Ma che cos'è? Per me ovviamente queste sono tutte cose soggettive, ok? Questi qua che vi ho detto, delle espressioni facciali dei Pokémon, il doppiaggio, eccetera, eccetera. Però ragazzi, il problema è evidente, ci sono dei bug estremi. Ci sono dei bug che proprio
vi portano a dire no, vabbè, ma che sto giocando, ma io vado a giocare a qualcosa di più serio. Ed è orrendo, è bruttissimo, perché cazzo è Pokémon. Tanto che lo chiudevo e più volte perché c'erano bug, c'erano proprio il mondo che si compariva. A un certo punto schiocco di Titanos, tutto via, ponti, alberi, una roba bruttissima, ragazzi, veramente osceno. Hanno inserito questa meccanica di poter camminare a giro con il Pokémon. Ci sta, carino. Il problema però qual è? Che i Pokémon sono lenti, quindi fai 10 metri e il Pokémon scompare perché è lento ed è dietro. Quindi è un'altra meccanica completamente inutile. Carina l'idea di mettere il Pokémon come pet, ma inutile poi in gioco. È veramente inutile. E crea poi ovviamente ulteriori lag. Tra l'altro, anche collegandomi al problema del lag, tu mi presenti un gioco Pokémon in open world, ma l'open world non riesco a viverlo, perché il gioco lagga e non riesce a muoverti. Un gioco nel 2022 così, cioè, assurdo. Però Pokémon Scarlatto, cioè, non è possibile, ragazzi. C'è Monster Hunter che va da Dio, vi blocca proprio l'open world. Ok, mi ha messo l'open world, ma io non lo posso vivere, perché i frame non me lo permettono. Non ci siamo. Io spero veramente che attualmente Nintendo sia andata da Game Freak a dire: senti, o migliori o si cancella tutto e passiamo a un altro team. Perché è assurdo, ragazzi, è impossibile. Il peggior gioco di Pokémon che abbia mai giocato, sì, assolutamente. Era molto meglio su Nintendo DS. Non ve lo consiglio a prezzo pieno. Non prendete Pokémon Scarlatto e Violetto a 60 euro. Non li vale, ragazzi. Ultimamente, poi tra l'altro, si parlava di questa patch, ok? Una patch che andava un po' a fixare i vari problemi, ok? Ma il danno l'hai fatto. Non lo cambio, ormai il danno è fatto. Ti prendevi quei 3-4 mesi in più, me lo fixavi e lo rilasciavi. Invece no, l'hai voluto rilasciare a novembre e ora ti becchi i voti bassi. Perché, ragazzi, i voti parlano chiaro. Il problema non è che non piace, il problema è che non funziona. Cosa vorrei vedere io in futuro? Un gioco Pokémon con delle texture nettamente migliori di queste. Questo è poco ma sicuro. È un peccato, però, è un peccato, veramente peccato. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Cosa ne pensate di questo Pokémon Scarlatto e Violetto? Vi piace? Lo state giocando? L'avete comprato? Io l'ho comprato. Iscrivetevi al canale, lasciate like